Oh raga, allora? Giovedì grande festa? Io non so cosa mettermi. Ma scusa, quel vestitino rosso della festa di Flavia, stavi bene? No, quella dice che è la facchiata. No, ma quando mai? Oh raga, ma chi sono quest'anno? Ma speriamo non sia lo stesso imbrato dell'anno scorso. No, quest'anno il DJ l'ha chiamato il rappresentante di istituto, quello nuovo. Wow, speriamo. Ma lo sapete che quest'anno ci sta pure un ospite speciale? E chi? Nozzolino. Siamo guaiati. Oh Marti, allora grande festa giovedì a scuola. La festa della coccarda. Che? La festa della coccarda, non sei mai venuto? Ah sì, quando l'anno scorso a Vittoria si ruppe il tacco e cade davanti al preside. Che figura. Ma tu che ti metti? O il vestitino nero oppure quello blu del matrimonio di mia zia. Adoro. Non è troppo elegante? È chic, non capisci niente. Raga, chic o non chic? Io stasera metto le bombe. No! Oh, la professoressa! Buongiorno. Buongiorno. Allora, oggi interroghiamo? No. No, per favore, non si accettano giustificazioni dell'ultimo minuto, eh? Vabbè, Martucci, vieni tu. Per adesso. Allora Martucci, con te iniziamo già dalle cose un po' più difficili, eh? Vogliamo trasformare questo 8 in 9 per fine anno? Allora, pagina 22, esercizio 1. Martucci? Traduci. Da te questo proprio non me l'aspettavo, eh. Cos'è? La secchiana della classe sta perdendo colpi. Gargiulo, tu stai zitta, altrimenti la prossima ad essere interrogata sei tu. Vai a posto. Vabbè, facciamo così. 170, 7 più 1, 8. L'Angella, vieni tu. Brava, hai avuto paura, eh? Cosa si prova a prendere due? Cancella quella foto che mi hai fatto in bagno. Mai, e se giovedì non mi passi il compito di matematica, la posto anche su Instagram e vedrai che sarà solo l'inizio. Stamattina ti sei comportata bene, ma non è finita. Ormai c'è il pugno. Ti aspetto alla festa della coccarda, non mancare. Ore 17, mi servi. Non ti preoccupare, stasera Martina avrà quello che merita. Non mancare alla festa della coccarda, ci vediamo lì. La povera secchiona sbaglia anche l'orario della festa. Hashtag sfigata. Ma che ci fate qua? Chi ve l'ha detto? La festa era organizzata per le 19.30. Scendi dal piedistallo. La tua era ormai è finita. Che significa? Significa che queste minacce alla Gomorra, queste scemenze e cose simili a noi non piacciono. Belle amiche che siete. E qui ti sbagli di grosso. Noi tue amiche non lo siamo. Almeno fino a che continui a comportarti così. Quindi datti una regolata. Ciao cuore. Of having fun until you came my way. Didn't want me to change. Love me, just bought me, enjoy my parade.
Ripenso a quei giorni con molta dolcezza nel cuore. Ed ogni volta che giro tra i banchi della scuola di cui ora sono preside, ritorno con la mente a quegli anni in cui ero studentessa e i ricordi riaffiorano numerosi. Le esperienze che ho accumulato hanno forgiato il mio modo di essere, hanno limato alcune mie caratteristiche che credevo inesistenti, ma mai mi hanno cambiata. Questa è la forza. Non cambiare nonostante tutti ti facciano pensare che sei sbagliata. Essere sempre me stessa, in ogni momento e nonostante tutto. Le paure sono essenziali per crescere, ma è il coraggio quello che conta, il coraggio di ammetterle, di affrontarle, la certezza che dal cemento, a volte, può nascere un fiore.